tutti! Allora, nuovo mi preparo con voi, è già qualche giorno che non ne faccio, perché vabbè, vi racconto un po' di cose, ma soprattutto vi faccio vedere dei prodotti che mi sono arrivati da ormai una settimana, forse di più, perché sono in uscita a brevissimo. E vi dirò qualche informazione in più alla fine del video quando vi farò vedere gli swatches di un po' di tutti i prodotti. Intanto mi trucco e proviamo qualcosa. Ho messo il primer, adesso volevo mettere il Paint Pot di MAC Soft Ochre. Il primer è quello di Smashbox, il 24 ore. Spero che questa registrazione vada a buon fine perché sto provando le impostazioni video che mi ha consigliato una di voi che si chiama Simona. Ti saluto tantissimo, Simona, ti ringrazio tantissimo. Spero che vada meglio con questa registrazione, non mi dia lo sfarfallio nelle zone scure del video. Simona ha un canale YouTube, si chiama Ola's Page. Sì, Ola apostrofo S Page. Quindi spero poi di non dimenticarmi di metto il link qua sotto, eventualmente Simona ricordamelo tu, nel senso fatti viva così io, perché poi a volte siccome li programmo, vabbè che questo lo programmo oggi, quindi in teoria non me lo dovrei scordare, sono rincoglionita fino a questo punto. Intanto vi dico questo smalto fotonico che sicuramente me lo chiederete, cioè è una roba fantastica, cioè li ho visti, pensavo fossero belli, ma dal vivo sono una cosa meravigliosa. Sono gli smalti Laila della linea Laiba, fatti in collaborazione con Sara di Nail Art Felice. Questo, se non sbaglio, si chiama Nickel, che è il primo, tra l'altro molto sorriso per il nome, beh, Sara sa perché. Ragazze, sono una cosa fantastica. Io ieri sera ho detto, vabbè, uno lo devo provare. Cioè, già avevo capito che non potevano rendere mai dal vivo, dai, in video, in foto, ma dopo averli visti, ancora di più. Solito ombrettino Essence. Comunque, ieri sera li ho swatchati tutti e sono entrata in crisi. Ho detto, oh mio Dio, adesso quale metto? Fantastici, fantastici. Tra l'altro negli omaggi Laila, perché non vi ho detto, sono stata all'evento Laila, beh che ho messo le storie su Instagram. A proposito, su Instagram, tra le ultime foto, anche lì se non mi scordo, magari vi metto il link diretto qua sotto, trovate una foto con la scritta Vinci Laila. In pratica, se siete blogger, youtuber, avete una pagina Instagram, eccetera, potete a vostra volta condividere la foto. Mettendo gli hashtag, ma li ho messi gli hashtag? Sì, mettendo gli hashtag e scrivendo lo stesso post, o nel caso semplicemente commentarmi, perché poi a sorteggio, quindi non in base ai like, quindi cioè il like alla foto è gradito ovviamente, ma il sorteggio sarà fatto così, non in base ai like, sorteggeranno due o tre persone che tra blogger, influencer, youtuber, eccetera, che potranno visitare l'azienda Laila. È una cosa carinissima. Io cioè, adoro l'idea di visitare un'azienda cosmetica, c'è cioè proprio la fabbrica, c'è cioè una cosa che da biologa potete capire, insomma. Quindi, insomma, questa era una. L'evento è stato carinissimo comunque. Soprattutto per aver incontrato, per quanto mi riguarda, tante persone che ammiro e stimo, perché non è stato un evento con grandissimi influencer da altre. A parte che c'era una di Uomini e Donne, Martina, ma io non ho la più pallida idea di chi sia. Vabbè. Quindi, messo l'ombretto di transizione, vado a prendere un panna dalla palettina di Huda Beauty, questa qui, la Mauve Obsession, che sto cercando di rivalutare perché io non so per quale motivo la guardo e non favello. Cioè la guardo e boh, cioè è oggettivamente stupenda perché cioè, non l'avrei comprata altrimenti, cioè, figuriamoci, però non so perché la guardo con timore. Comunque, a proposito di video, vi devo dire due cose. La prima è
è che mi è appena. Allora, siccome da cosa è nata la cosa? Io faccio sempre le mie parentesi e le mie premesse. Da cosa è nata questa cosa? Perché io, ovviamente, non crediate, non ne posso più di vedere i difetti nei video. Cioè, sono poi da vergine perfezionista quale sono, figuriamoci. Io mi danno per prima, solo che mi dà fastidio ovviamente buttare dei video che magari ho già registrato. Per esempio, l'altro giorno ho registrato una svuota la spesa, ragazza, è inguardabile. Sarà che era quasi buio, quindi non riuscivo, non si vedeva nulla e quindi così. E allora ho cominciato a cercare consigli e soluzioni. A parte che Simone è arrivata proprio. Cioè, non era un caso, non è stato un caso secondo me, perché io proprio in quel momento stavo guardando varie soluzioni. A parte il discorso delle impostazioni, anche altri tipi di soluzioni, tra cui quella di acquistare per esempio un'ottica nuova, e quella lo immaginavo. Vado a mettere uno di questi ombretti di Magheia. Allora, loro mi hanno mandato questa palettina vuota, molto carina tra l'altro, dove ci vanno quattro ombretti più altri tre me li hanno mandati sfusi. Al momento vado a me, penso che li cambierò comunque i colori che ho messo qua. Vado a mettere questo qua che si chiama City of Gold. Mi sembra il classico ombretto da sposa, non so come dirvi. Prendo questo qua che è l'unico che mi trovo. È un pennello cinese arrivato da non so dove, non mi ricordo neanche più. E lo vado a mettere sugli occhi. Vado a mettere l'altro, quello più scuro, che si chiama Chocolate Moon, questo qui. Lo vado a mettere nella piega. A parte questo, ho trovato anche, cioè anche lei stessa mi ha consigliato giustamente la Ring Light. Ora, io non avevo mai preso in considerazione l'idea della ring light per motivi di spazio, di postazione. Perché, per come è la mia postazione trucco, mi verrebbe difficile. Cioè, per come era la mia postazione trucco, mi sarebbe venuto difficile. Cioè, nel senso, non avrei avuto proprio dove metterla. Invece, all'improvviso, ho avuto una specie di illuminazione in tutti i sensi. E ho avuto un'idea su come metterla, posizionare e fare la mia postazione trucco. Tanto qua vivo da sola, quindi della mia camera da letto barra postazione posso fare ciò che voglio. Quindi ho trovato una soluzione per cui ieri mi sono messa all'opera e quindi mi sono messa a smantellare tutto, ma soprattutto, e questa forse è la cosa più importante, è bellissimo sto ombretto qua della Chocolate Moon, bellissimo, stupendo. Gli ombretti non li avevo ancora provati, ho provato solo i rossetti. Questo devo dire che mi sa che finirà in una palette di quelle che mi porto dietro. Quindi dicevo, la cosa più importante è che finalmente, ed era almeno un mese che lo dicevo, cioè in realtà più tempo, però è un mese che dicevo adesso mi ci metto, adesso mi ci metto, ho finalmente fatto pulizia nel mio make up, quindi ho buttato una marea di roba, ma ragazzi, ma non per, cioè adesso non pensiate allo spreco o chissà cosa, ma un discorso proprio di cose vecchie, ma alcune anche finite, mi sono accorta di avere anche cose finite che erano ancora lì, non le ho messe da parte per farvele vedere perché francamente quasi neanche mi ricordo più, quindi le ho direttamente buttate, altre invece le ho messe da parte per regalarle. E vi dico, ho fatto fuori 2/3 di roba che avevo. Da un lato, cioè non perché io voglia depurarmi, chissà che cosa, vabbè, in parte sì, cioè, ovviamente una parte della cosa è anche quello, però proprio per. Voglio avere meno cose da far girare perché a me piace anche quello, mi piace anche finire, ci mancherebbe altro, mi piace anche provare cose nuove, quindi era necessario, quindi dovevo comunque fare un po' di liberare un po' di spazio. Una volta fatto questo, ho spostato tutto e ho ricreato una mia postazione nuova. L'acquisto della ring light quindi è stato fatto. La ring light di per sé dovrebbe aiutarmi a far cosa? A usare sempre le stesse impostazioni della fotocamera senza stare a impazzire se la luce cambia oppure no.
Quindi per darmi una cosa uniforme, soprattutto per come ho disposto adesso la postazione, ho alle spalle un muro bianco, quindi non dovrebbe esserci nessun elemento di disturbo, di fastidio, eccetera. So che molte di voi saranno dispiaciute per il fatto di non poter vedere Zoe passarmi dietro, però preferisco avere una qualità video decente, ma Zoe, state tranquilli, ve la faccio vedere lo stesso. Un'altra cosa importante. Ciò non vuol dire che io non vi faccia più vedere le cose alla luce naturale. Questo ci tengo a dirlo perché comunque voglio farlo, lo continuerò a fare. Più che altro penso, spero, di fare dei montaggi anche migliori. Quindi magari vi metto delle ispezioni di video, se vi voglio far vedere qualcosa alla luce naturale, ma perlomeno non sto lì a impazzire e soprattutto a fare un video di scarsa qualità. Ok, adesso vado a mettere la matita marrone scuro di Wycon, la Strong Coffee, nella rima interna. Piego le ciglia. Mascara adorato, io questo mascara lo sto amando sempre di più verso gli ultimi giorni, anche se conto le ore, perché oggi è martedì e venerdì vado al negozio Mulac Temporary di Bologna e me lo vado a ricomprare il mio amatissimo Gentleman. Però vi devo dire che questo sinceramente ha fatto la sua porca figura. Ho controllato la ripresa dall'anteprima della videocamera, della fotocamera. Dovrebbe essere accettabile, speriamo. Allora, vado a mettere il correttore Benefit Boing. O meglio, prima metto quelli stick, sfumo con la Beauty Blender e poi prendo un pizzico dell'altro Boing, quello in pot, l'Airbrush Concealer, e lo prelevo però con la spugnetta e lo metto qui perché nella zona dove ho le macchioline, macchie cutanee, con le stick non ce la fa. Invece sovrapponendo i due mi piace molto l'effetto perché è abbastanza luminoso ma sottile, non mi segnano. A me questi correttori devo dire piacciono un sacco. Adesso guardate cosa vi ritiro fuori, questo qua, ovvero lo stick, il fondotinta stick di Make Up For Ever Ultra HD. Ieri facendo pulizia ho ritrovato lui, cioè ho ritrovato, in realtà non è che me l'ero dimenticato. Comunque, siccome non è rimasto moltissimo, ma con questi in realtà poi ci ho fatto un sacco di applicazioni. E a me questo fondotinta piace un casino, da quello che mi ricordo, lo vado a usare. Così ve lo faccio rivedere. Anche perché al Cosmoprof Make Up For Ever, per chi non lo sa, costa circa da 30-40% in meno. Quindi allora, diciamo che è un fondotinta adatto secondo me a pelli da normali a leggermente miste, dalla coprenza un po' più bassa rispetto a se penso a quello di neve, ovviamente come paragone, è più cremoso, un po' più grasso, cioè la consistenza è quella, diciamo, sembra un pochino più grasso. Ma l'effetto è molto bello, veramente naturale, veramente, cioè un po' più invisibile rispetto a quello di neve, indubbiamente. Però se avete la pelle che si lucida molto, no, secondo me, per assurdo, credo, mia modestissima opinione, questo potrebbe, è un po' più luminoso, già lo vedete così, però è molto bello. Cioè, mi ricordo che mi piaceva tanto comunque come fondotinta, quindi. Sapete la cosa che mi ha creato più difficoltà? Paradossalmente, nella pulizia che ho fatto ieri del make-up? Le matite labbra. Cioè, non l'avrei mai detto perché la matita labbra, se mi avesse chiesto un anno fa, neanche, forse anche meno. Qual è il prodotto di cui potresti fare a meno quando ti trucchi? È la matita labbra. In effetti non la uso sempre, ma nel momento in cui ho dovuto scegliere i colori da tenere, io dicevo, ma questa è una sfumatura leggermente diversa di rosso, ma metti che è perfetta per un rossetto rosso che, come potete sapere benissimo, ce ne sono tantissime sfumature. Cipria di Essence Brighten Up
nel contorno occhi. E quindi è stata la cosa più difficile, mentre non ho avuto nessuna difficoltà a liberarmi di palette, liberarmi di rossetti, anche rossetti. A parte che resterete stupiti perché forse qualcosa vi faccio vedere della postazione. Stavo pensando a fare un video, adesso vediamo. Ma resterete stupiti secondo me della quantità relativamente esigua di tinte labbra che ho, perché molti potrebbero pensare che una come me ne possa avere molte di più. Secondo me, poi magari mi sono fatta un film io e voi non vi siete fatti nessun film mentale su di me. Però tutto sommato non ne ho tante. Le ho di solito comprate con abbastanza criterio, tranne all'inizio. No, anzi, più che altro non da quando è uscita, diciamo, la moda che un po' tutte le aziende hanno fatto rossetti liquidi, ma prima, perché mi sono ritrovata un sacco di rossetti liquidi tipo Makeup Revolution, Makeup Academy, terrificanti, sia come qualità, ma soprattutto, almeno quelli che avevo io come colori, cioè ho scelto dei colori improbabili, veramente. Non perché io li giudichi, ma perché oggettivamente non mi stavano bene. Quindi, poi voglio provare questa specie di bronzer che mi hanno regalato al press day di Sephora, che è questo qui. Tra tutti gli omaggi che c'erano dentro, questa era la cosa più carina comunque. A trip to Tahiti, medium 02, che è fatto così. E non so in realtà se sia concepito più come blush o come bronzer, boh. Siccome è tendenzialmente caldo, ho pensato di metterlo così. Però è troppo. Non mi piace. È troppo arancione. Madonna! In video poi si vede una cosa terribile proprio. No, no, troppo arancione, lo devo smorzare con qualcosa di più rosato, un pizzico almeno. Solito Sculpting Blush di Make Up Forever. No, no, troppo arancione. Non fa per me. Lo regalerò anche lui. Adesso quando mi arrivano le cose nuove, le provo. Se poi vedo che proprio su di me non sa da fa, regalo subito, senza rimpianti. Ma sfrutto l'illuminante che c'era sul pennello, senza andarne a prelevare. Adesso vado a scegliere un rossetto e ci vediamo dopo, così vi faccio vedere il rossetto indossato, perché non so ancora quale metterò. Vi faccio vedere il rossetto indossato e gli swatches. Allora, eccomi qua. Ho scelto questo come rossetto. Adesso ve li faccio vedere tutti e poi vi dico qual è questo, perché neanche io mi ricordo il nome. Allora, innanzitutto due parole. Sono stata contattata da questa azienda nuova che è di Roma. Un mesetto fa, forse adesso sì, più o meno, perché appunto stava nascendo questo nuovo brand e aveva piacere di farmi provare i prodotti prima dell'uscita. Il sito è già online e ve lo lascio qua sotto, così potete più che altro leggere gli ingredienti, perché nei prodotti sono scritti troppo piccoli, o meglio, negli ingredienti negli ombretti si legge, nei rossetti un po' meno. Comunque, più comodo farveli vedere sul sito. Io vi posso dire che sono natural oriented, ovvero non utilizzano siliconi, parabeni, oli minerali, PEG, paraffine, eccetera. Ma non sono certificate, attenzione, questo ve lo voglio sottolineare, e sono vegan, quindi non utilizzano derivati di origine animale. Non testati sugli animali, questo è specificato, però in Italia è vietato, quindi ok, apprezzo la specifica, ma detto sinceramente dovrebbe essere scontato. Comunque, al momento i prodotti, diciamo, in gamma sono 8 ombretti e 5 rossetti. Gli ombretti è una collezione, si chiama collezione Octagon, perché il packaging dell'ombretto con il prodotto dentro è così, ha proprio la forma di un ottagono, è molto carina.
E poi c'è anche una palettina vuota, questa qui, che poi la potete comporre come volete voi. Questa è molto carina, magnetica, si vedono anche i colori all'interno. Adesso penso che li cambierò perché mi piacciono di più altri due colori. Comunque, adesso vi faccio gli swatch di tutto. Parto con i rossetti, così vi faccio vedere, anche quello che ho sulle labbra. E vi dico due cose perché quello che ho provato meglio sono i rossetti. Allora, il primo rossetto che ho provato è questo qui, che si chiama... Alla collezione si chiama Paris, Ange si chiama, e il packaging è così, è un cartonato waterproof comunque, molto carino. Mi piace soprattutto tantissimo il logo dell'azienda, che è questo. Allora, questo è il primo rossetto, che è quello che ho provato prima di tutti. L'ho tenuto, ma secondo me, un 6-7 ore. Infatti si vede che è consumato ed è un nude. Non ho guardato onestamente le descrizioni del sito perché ve lo descriverò a parole mie. Ho già visto però, per esempio, che è un ombretto, secondo me, la foto non è fedele del sito. Ci sono delle belle foto, ma almeno di questo ombretto, che poi anche quello che ho usato nella piega, non mi è sembrato fedelissimo. Comunque, questo è Ange. Allora, la formula è bellissima, la formula dei rossetti è fantastica. L'ho usato per mezza giornata, come vi ho detto. È un nude, a metà tra il marroncino e il rosato, abbastanza caldo, ma non eccessivamente. Mi è piaciuto tantissimo. L'ho messo senza matita sia l'altro giorno che oggi, perché non aveva senso alterare il colore, volevo vedere la resa. Io non so se chi di voi lo sa, comunque chi mi segue da tanto tempo lo sa. Io con i rossetti ho dei problemi perché a me personalmente vanno di brutto nelle rughe verticali. L'altro giorno ho messo quello di NARS, dovevo andare tra l'altro alla laurea di Laura e mi è andato nelle pieghette, infatti l'ho tolto subito. Bellissimo colore, ma mi ha fatto quello scherzetto. So come arginare il problema, ma un rossetto di NARS, sinceramente, anche no. Questo, non me, questo qui, questo colore qua, non me l'ha fatto. Questo l'ho applicato poco fa, quindi non vi so dire al momento. Poco fa, in realtà, già comunque tre quarti d'ora sono passati da quando ho messo il rossetto, perché poi mi sono messa a fare altre cose. Quindi, per il momento, queste sono le mie prime impressioni. Sicuramente la resa è bellissima e questa è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Poi vi faccio vedere questo che si chiama Paris Sublime, Sublime, ditelo in quale lingua vi pare, che è questo colore violaceo, malva. Più viola che malva, ve lo metto qui. Sto facendo gli swatch alla Miss Penny perché mi piace, a parte che li trovo molto più comodi da far vedere, che inclinate, è più semplice, ed è questo qua. Allora, dal video lo vedo abbastanza fedele, quindi sì, lo definirei quasi un viola orchidea. Sì, un viola orchidea. Molto carino anche questo, non l'ho ancora provato, ma lo proverò. E poi c'è Paris Madame, che è quello che ho usato adesso, cioè adesso sulle labbra. Stupendo, bellissimo, più bello sulle labbra che nello stick e che negli swatch. Ve lo faccio vedere. Non saprei neanche come definirvelo. È un mattone, probabilmente. Non è armocromatico per niente, però mi piace. Pensavo fosse quello che ci stesse meglio. Ho azzeccato il congiuntivo e consecutio. Credo sia quello che ci stia meglio con questo trucco, però forse anche il viola non ci sarebbe stato malissimo. Però questo qua mi piace di più. Molto bello, è un rosso mattone, veramente molto molto bello. Se non va nelle pieghe diventa subito tipo il mio preferito. Poi c'è questo che si chiama Magnifique, sì, che è un rosso. Vi faccio vedere proprio quando lo stendo, così vedete anche la cremosità. Più che altro vi rendete conto. È un rosso per niente banale, scontato, bellissimo. Molto, ha una base blu. Potrei, così a ricordo, assimilarlo come tipo di rosso a MAC Red. Non Russian Red, né Ruby Woo tantomeno, ma MAC Red mi ricorda come tipologia di colore. Molto molto bello e non scontato. E infine c'è l'ultimo che si chiama Paris Extase, che è più scuro, violaceo, un po' più scuro rispetto a quello di prima. Guardate che al centro della mano, eccolo qua. Ed è un viola più scuro, non so come chiamarlo.
Comunque, i colori devo dire per essere, a parte il nude che sì, è abbastanza visto come colore, gli altri non sono per niente scontati, soprattutto quello che ho messo sulle labbra, non è per nulla scontato. Allora, io al momento da quello che ho visto sul sito non sono ancora in vendita, però il sito è già visibile. Non so quindi neanche i prezzi, ecco, questo è quello che volevo dire. Spero per loro che abbiano intenzione o comunque che qualche bioprofumeria possa pensare di metterli in vendita perché li trovo molto carini, cioè a livello di qualità e di colori non scontati. Adesso vi faccio gli swatches degli ombretti e poi ci rivediamo. Allora, cominciamo da qua. Questo è City of Gold, che è quello che ho usato sulla palpebra mobile. Qui non rende moltissimo, devo dire. Poi il secondo è Storm, che è questo qui. Poi abbiamo questo qui, il terzo, che è Chocolate Moon, che si è rivelato essere al momento il mio preferito. Ha dei riflessi molto particolari, quindi ha una resa bellissima. Poi c'è questo che forse è quello che mi piace meno, che è Royale. In teoria doveva essere quello che sulla carta mi poteva piacere di più come colore, però non mi fa impazzire, ma magari mi ricredo usandolo, vediamo. Poi c'è questo qui, che è Life. Ecco, questo qua adesso ve lo faccio vedere anche in un altro modo perché secondo me è insieme a un altro ha un finish particolare un po' diverso che va visto diversamente. Poi c'è questo qui che è Rebel, un altro bellissimo colore, questo devo pure provarlo nella piega. Poi il penultimo è Rhea. È un po' troppo aranciato caldo, quindi su di me a me non dona particolarmente, però molto bello il colore. E poi c'è l'ultimo, che anche questo ha un finish particolare, ve lo voglio far vedere in un altro modo, che è Glice. Allora, ci sono due degli 8 ombretti che secondo me hanno un finish leggermente diverso. Di base sono tutti leggermente satinati, non perlati, e per la mia breve esperienza vi posso dire comunque che hanno una bella resa anche nella piega, pur non essendo totalmente matte. È chiaro che hanno appena iniziato, quindi non possiamo aspettarci una gamma di ombretti infinita. Sì, diciamo che sono dei colori non scontati, sicuramente mancano avrei fatto qualcosa di più, ecco, a livello di colori, tipo un bel marrone scuro, non dico un nero che magari è scontato, però un bel marrone scuro, un colore più di contrasto, ecco, perché io comunque qualcosa ci devo. In realtà sono riuscita a fare un trucco con questi due colori, però ecco, per essere più contenta avrei preferito un colore ancora più di contrasto, però se vanno bene le cose, spero per loro, ci potrebbero arrivare. Ripeto, volevo farvi vedere questi due, che sono Life e Glice, che secondo me sono molto particolari. E siccome nello swatch non rendono, ma ho notato che forse nel dito rendono un po' di più. Cioè, sono satinati, ma non so se si può vedere. Ecco, hanno questa cosa un po' più luminosa. Hanno una perlescenza carina, devo dire, in generale, questi ombretti. Comunque devo dire che tutto sommato non mi dispiacciono. Gli ombretti, almeno questi due che ho usato oggi, mi sono piaciuti. Soprattutto sono curiosa di provare, com'è che si chiamava? Rebel, nella piega, perché secondo me può dare soddisfazioni. Per gli ombretti ci aggiorniamo più in là, perché ripeto, li devo ancora provare benissimo. I rossetti invece secondo me sono tanta roba. Sinceramente spero che facciano altri colori perché non sono per niente banali questi qui, almeno quelli che ho visto adesso. Aspettiamo di sapere il prezzo. Questo ancora non ve lo so dire. Io spero che il prezzo non sia esagerato, così almeno se qualcuno vuole provare qualcosa. E ripeto, spero più che altro che siano reperibili anche in qualche bioprofumeria che magari prenda questi prodotti, perché comunque sono con ottimo inci, anche se non hanno, ribadisco, non hanno certificazioni, questo è importante sottolinearlo. Non che per me sia una condizione necessaria e sufficiente, perché le certificazioni si possono anche comprare. Detto questo, io vi mando un bacione, vado a prendermi la mia Ring Light, che nel frattempo è arrivata, e non vedo l'ora di montarla. Ci vediamo al prossimo video, probabilmente con la Ring Light.